Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Evento BMW, oggi prova della R1250RT Moto, bellissima. Una delle moto più tecnologiche, se non la più tecnologica della gamma 2021 della BMW. Finalmente ragazzi, ho occasione di provarla. Il nome RT Ren Touring, sportiva, turistica, diciamo, da corsa potremmo definirla. Allora, vediamo un po' di metterci tutto a posto. Il tempo non è il massimo purtroppo, quindi speriamo che regga, ma sicuramente succederà qualcosa e verrà a piovere. Allora, mettiamoci pronti. Dimensioni abbastanza grandi, ma è normale così. Accensione premendo il pulsante. Si attiva strumentazione e mettiamola in marcia. Guardate, notate il sistema SOS, questo sistema se non sbaglio si chiama eCall e praticamente attiva in automatico i soccorsi in caso per esempio la moto rilevi una caduta. Questo qua dovrebbe essere o un optional o comunque di serie, comunque sia un sistema veramente interessante. Se la moto cade, c'è un incidente, i sensori se ne accorgono e fanno partire una chiamata di soccorso. Qua ci sono, se non sbaglio, nella manopola c'è un sistema di altoparlanti, microfoni che permette anche di parlare con l'operatore. Veramente molto interessante questo sistema. Allora, prova che sta per iniziare. Metto le mani avanti, ragazzi. Siamo a metà settembre, il tempo non è il massimo. Spero che l'audio si senta bene, spero che non ci sia vento. Durata batteria, ragazzi. Sapete che la GoPro Hero 8, la mia, ha una durata batteria di circa 40 minuti. La prova durerà circa un'ora. Ci dovrebbe essere una tappa intermedia. Nel caso, ragazzi, che si spenga la GoPro, poi ovviamente farò un taglio e vedrò di riagganciare il tutto. Fondamentalmente speriamo che si senta bene l'audio e speriamo di partire presto, perché con le GoPro, ragazzi, anche un minuto fa la differenza. La durata batteria è veramente bassa. Dai che si parte. Ah, ok, niente male nella manovra da fermo. La moto pesa 2,79 in marcia, ma devo dire che è ben gestibile anche in queste piccole manovre che avete visto adesso. Ovviamente io sono alto 1,87, peso 80 kg, non ho problemi, quindi assolutamente a gestirne il peso. Sempre belli questi eventi BMW, c'è sempre tanta gente, tante moto. Purtroppo le velocità sono sempre ridotte, però è normale. Dai che almeno in questo modo vi faccio vedere anche come funzionano gli eventi delle varie case, che sono sempre diversi uno dall'altro. C'è quella casa che vi fa provare la moto da soli, quella che fa questi eventi magari in 2 o 3, e chi appunto fa eventi con tante moto come la BMW. Aspettiamo gli altri. Sarà un video che magari durerà un po', ragazzi. Io ve lo metto tutto integrale così com'è, compreso anche il momento in cui sicuramente la GoPro morirà a metà percorso. Sembra che ci sia un piccolo imprevisto. A quanto pare un ragazzo ha preso una moto e non sa guidarla. Il bello della diretta. Quindi stiamo aspettando prima di partire, probabilmente, che il ragazzo in questione si renda conto se la moto riesce a usarla oppure no. Ok ragazzi, si parte. Dopo questo rallentamento nel programma possiamo partire. Piccola cosa che mi è successa: avevo giù il cavalletto perché stavo aspettando, intanto ho fatto 2 foto, sono partito, la moto ovviamente si è spenta e quindi ho rallentato il mio gruppo. Male. Una piccola figuraccia da parte mia, ma vabbè, vediamo di recuperarci. Può succedere, ho tutto preso a fare le foto, a vedere la GoPro, la batteria, e non avevo notato che avevo giù il cavalletto. Allora, dai, andiamo. Vediamo un attimo le caratteristiche di questa moto. Allora, vi ricordo, questa qua, dicevo prima, è la 1250RT, praticamente l'ammiraglia, dove è la RT. Ammiraglia nel senso, quantomeno, quella al momento che dovrebbe essere la più tecnologica nella gamma della BMW. Ha un mare di elettronica, un mare anche di optional acquistabili. La sigla RT ovviamente sta a indicare Ren Touring, potremmo tradurlo come turismo da corsa. Questa è una moto, diciamo, da gran turismo barra sport tourer. Il motore è veramente impressionante di questa moto, è un motore
bicilindrico, 1254 di cilindrata, con una potenza di 136 cavalli a 7700 giri, mentre la coppia è di ben 143 Nm a 6250 giri. La moto pesa in marcia appunto 279 kg. Il peso può spaventare, vi dico ragazzi, sono alto 1,87, vi dicevo prima, e non ho problemi comunque a gestirla anche a queste, basse velocità. Altre cose, dicevo, la potenza e la coppia. La potenza, ragazzi, è altissima. Pensate che una 1290 Super Duke della KTM arriva a 141 Nm attorno ai 7000 giri, questa ne ha ancora di più e anche più in basso. Invece come ciclistica abbiamo sospensioni, telelever e paralever. Se non ho capito male, ma non sono sicuro al 100%, le sospensioni Dynamic ESA Next Generation sono quelle elettroniche, sono come optional, però comunque ci sono, sospensioni livellanti. Impianto frenante doppio disco anteriore 320 mm con pinza radiale a 4 pistoncini, posteriore singolo disco 276 mm, gommata 120-180. C'è un po' di vento, ragazzi, se l'audio non è perfetto vi chiedo scusi in anticipo. Strumentazione enorme, schermo TFT da ben 10.25 pollici con possibilità ovviamente di connessione Bluetooth, è veramente bellissimo. Abbiamo anche sistema di radio con le casse, vedete, al momento la radio è spenta, non ve la accendo perché non mi sembra il caso, ma comunque c'è sistema di radio. Abbiamo un'elettronica che è super avanzata e tutta, ovviamente non me la ricordo. Abbiamo la piattaforma inerziale a 6 assi, abbiamo l'ABS con funzione cornering, ABS Pro Cornering, poi abbiamo il Dynamic Traction Control, abbiamo, dovrebbero essere 4 i Riding Mode, che sono Road, Rain, il Dynamic che sono adesso, e dovrebbe esserci anche la modalità Eco. Poi abbiamo altre cose, per esempio abbiamo, molto interessante questo, abbiamo ovviamente l'Adaptive Cruise Control, però questo è un optional, se no di serie comunque abbiamo il Cruise Control Dynamic. Parlando di Cruise Control, fondamentalmente nella parte anteriore sotto il muso abbiamo un radar. Questo radar ci permette di andare a sfruttare appunto l'Adaptive Cruise Control, che permette di tenere una distanza selezionata dalla macchina che ci sta davanti. Quindi di fatto la moto si imposta da sola, ci sono tre impostazioni, tre livelli differenti, e la moto si imposta da solo per mantenere distanza e velocità dalla macchina che ci precede, molto utile per esempio in autostrada. Poi abbiamo nella parte anteriore i fari con funzione adattiva, quindi sono fari che illuminano sempre l'interno curva con una rotazione, se non sbaglio, massimo di 35 gradi. Poi abbiamo il sistema e-call qua, appunto. È una moto veramente che ha una marea di cose, appunto è una delle più tecnologiche della gamma BMW, quindi questo è quanto mi ricordavo. Per il resto, se vi interessa la moto, ragazzi, sito ufficiale, c'è il configuratore e la configurate come volete, vedete i vari pacchetti, i vari accessori, colorazioni, eccetera eccetera. Prezzo di questa moto 20.800 euro nella versione base. Poi il prezzo sale, può arrivare anche a superare i 25.000 euro configurata, messa giù bene. Abbiamo anche per esempio come optional c'è il cambio elettronico up e down, comunque sia è possibile avere cambio elettronico. Quindi ecco, è una moto veramente super super completa, ma anche rispetto alle moto della concorrenza, cioè è una moto veramente fantastica. Dopo tutta questa lunga spiegazione, adesso è tempo di dedicarci un po' alla moto in sé. Allora, mi sta piacendo molto, il motore è molto lineare, è molto cattivo, ottima la frenata, ragazzi, frenata perfetta, più che perfetta la frenata. Ottime anche le sospensioni, prima ho beccato un po' di buche. Zero fastidio, anzi tanto, tanto comfort. Il parabrezza è enorme e protegge veramente molto bene. Appena aprite il gas, subito la moto prende, il motore è grosso, tanta coppia, normale questa cosa. La seduta è veramente super comoda,
sembra di stare seduti su una poltrona. Questa qua, ragazzi, è una moto per fare chilometri, chilometri e chilometri in comodità, ma grazie al motore, comunque, grazie alle sospensioni, anche è una moto che vi permette sicuramente di andare forte in qualche curva, cosa che dopo dovremo testare, perché a quanto ho capito il giro comprenderà anche qualche curva. Speriamo che arrivino a breve. Molto ben gestibile, molto ben manovrabile, mi piace. Pensavo peggio, cioè a vederla comunque da ferma sembra quasi un pachiderma, grosso, pesante. Effettivamente, se vogliamo, è un po' così, cioè la moto è ingombrante, ma deve esserlo. Però si guida veramente molto bene, cioè con facilità, ecco, non mette mai in difficoltà, a meno che come me non partiate con il cavalletto giù e la moto si spegne e la moto non parte. La figuraccia che ho fatto prima. Ah vabbè, dai, ridiamoci sopra, può succedere a chiunque. Che moto, ragazzi, cioè questa qua è una di quelle moto di lusso, vuoi per il prezzo, vuoi per la dotazione. Queste qua sono moto che in genere ti acquistano quei quarantenni, cinquantenni con un bel po' di denaro, mettiamola così. E si nota la qualità anche nelle plastiche. Serbatoio 25 litri. Man mano che andiamo avanti con la prova mi verranno in mente delle caratteristiche di questa moto. Dicevo, ce ne sono talmente tante che tutte non me le posso ricordare. Per esempio, adesso mi è venuto in mente, c'è il sistema anche ovviamente per connettere in Bluetooth lo smartphone e la moto. C'è un vano da qualche parte dove si può inserire anche il cellulare per ricaricarlo tramite presa USB, oppure, se non sbaglio, c'è anche la ricarica a induzione. Guardate quanti pulsanti che ci sono. Sound non male, sound comunque si sente la moto. La strumentazione è una delle più belle, anzi, questa la dico tranquillamente, è la più bella strumentazione che io abbia mai visto su una moto. Io sono un amante degli schermi TFT e questo è bellissimo. Già che ci siamo, vi racconto velocemente l'esperienza di avere una GoPro Hero 8, così per tanto che andiamo piano. Ragazzi, la GoPro Hero 8 la osannavano praticamente tutti come la GoPro perfetta. Se vi interessa questo modello, sappiatelo, non è perfetto, in quanto a volte da solo si spegne, a volte non si accende, ma dovete togliere la batteria e rimetterla. Insomma, ecco, per quanto costa la GoPro Hero 8, devo dire che mi aspettavo decisamente meglio. Adesso è uscita la nuova 10, sto valutando di poterla prendere, però ho letto di problemi di surriscaldamento, durata batteria, quindi non lo so. Così ve l'ho detto, se magari eravate interessati all'acquisto di una GoPro. Vi ho dato qualche mio feedback, insomma, se dovessi dare un voto alla GoPro Hero 8, gli sgancerei un 8 e mezzo. Non è perfetta come avrei voluto. Dai che si va. Mamma che spinta il motore. Che spinta.
piovuto da poco, quindi il fondo e anche la strada è anche bagnata. Adesso avete visto la velocità, il parabrezza proteggeva abbastanza bene, quindi la guida è confortevole, sicuramente anche in coppia. Questa qua è una moto che vi permette di andare a velocità codice, per esempio in autostrada, senza problemi per esempio del vento o problemi anche di mal di schiena o cose del genere, grazie alla posizione di guida. So che in tanti magari sperate sempre che io vada a provare le moto sui vari passi di montagna, però ragazzi io sono sempre legato comunque a dove le prove vengono svolte. In questo caso siamo qua, il passo di montagna non c'è e quindi niente passo. Una volta mi è capitato un paio di volte agli eventi di altre case, sono veramente divertito, però ecco, dipende dove si svolgono le prove. Mi sembra quasi di guidarla da anni questa moto, dà molto feeling. C'è da prendere un attimo confidenza con il peso e gli ingombri, ma poi passati i primi minuti devo dire che si crea feeling con il mezzo. La cambiata ottimo. A proposito, vediamo un po' se la moto monta al cambio elettronico. Ora che ci penso, mi stavo dimenticando di guardarci. Adesso lo proviamo. Sì, la moto monta al cambio elettronico. Mi stavo dimenticando di mostrarvi una delle funzioni che spesso mi chiedete di provare. Cambio elettronico c'è e adesso iniziamo un po' a usarlo. Ottimo inserimento del cambio elettronico, veramente niente male, migliore di quello della F900R secondo me. Volevo vedere se la GoPro stava registrando, ma negli specchietti non ci vedo e quindi vado un po' alla cieca. Sì, funziona molto bene il cambio elettronico. Cercherò di utilizzarlo il meno possibile d'ora in avanti, il cambio normale. Comunque il cambio normale, ragazzi, c'è e avete visto, l'ho provato fino a poco tempo fa, fino a pochi secondi fa, e è veramente fluido e funziona bene, ottimi gli innesti. Sono sempre gentili, questo lo dico, l'ho detto l'altra volta all'evento BMW. Cioè, non è sempre così, eh. Sapete che io giro molti eventi per provare le varie moto. Devo dire che alla BMW sono sempre simpatici, ti chiedono sempre se hai capito bene. Comunque sia, queste moto qua della BMW nuove hanno sempre un mare di elettronica, no? Quindi hanno sempre molta pazienza e spiegano ognuno bene la moto come è fatta prima di partire, no? C'è un breve briefing, loro spiegano bene a ognuno tutto il funzionamento, se non hai capito te lo rispiegano, sono sempre gentili con il sorriso ed è una cosa che fa piacere. Ecco, ci sono 10 moto, capite che andare ad ognuno a spiegare è dura, però loro lo fanno e mi piace questa cosa, cioè è una cosa che apprezzi, ecco. Ovviamente io farò qualche taglio perché c'è qualche semaforo, quindi dove mi fermo magari a semaforo farò qualche taglietto qua e là per non far durare troppo il video. Adesso vedete terreno molto sconnesso, buche eccetera eccetera, però devo dire ottime le sospensioni, confortevoli. Speriamo che andiamo a beccare qualche strada interessante.
Speriamo che inizi qualche strada, magari su qualche collina. Andiamo. La strada non la conosco ed è anche un po' bagnata. E vedete, qua è una strada che se ero da solo andavo più veloce, però è vento BMW, ragazzi, non si può purtroppo andare più di un tot, e quindi però adesso penso che supero quello davanti perché va un po' piano. Sì, diciamo che questo percorso ti dà un po', ti fa un po' capire anche il reparto sospensioni come si comporta. Ok, come da programma, piccolo pit stop. Avrete notato che ho tagliato perché la GoPro è morta quando iniziavano un po' di curve, ma tanto siamo andati su piano, quindi non vi siete persi niente. E adesso, ragazzi, ripartiamo. Si riparte e si torna indietro. Magari rimaniamo un po' indietro adesso, al ritorno. Rimango indietro apposta, così magari forse riesco a superare qualcuno se inizia qualche curvetta. Dicevo, prima la GoPro si è interrotta dopo più o meno mezz'ora, mi sembra che stava registrando, eravamo su a fare due curve, ma tanto andavamo al massimo a 60 all'ora, quindi purtroppo niente guida sportiva, ragazzi, le strade sono quelle che sono e comunque agli eventi BMW da questo punto di vista sono sempre abbastanza conservativi, ecco. Non permettono a nessuno di tirare con le loro moto, ci sta anche come ragionamento. Invece, parlando un attimo della moto, adesso ho cambiato la batteria della GoPro, quindi magari noterete un leggero cambio di inquadratura. Qualcuno è rimasto indietro, mi sembra un ragazzo con la S1000R forse, che dietro non lo vedo. Credo sì. Dicevo, allora, la moto per il tratto che avete visto mi piace, nel senso è una moto sicuramente confortevole, sicuramente super comoda, lavorano molto bene le sospensioni, sono andato molte volte su dei terreni comunque un po' sconnessi, apposta prendevo dei tombini così, insomma, sospensioni che lavorano bene, cambio elettronico che lavora bene, insomma nel complesso tutto quello che ha funziona bene. Il motore ovviamente, ragazzi, l'ho tirato per quello che potevo e quindi non posso assaggiarne le qualità a livello più che altro di coppia, un peccato, però va così. Però funziona bene, cioè, per esempio anche la frenata veramente ottima, gli ingombri non sono eccessivi, è una moto che non è troppo pesante, soprattutto in marcia non dà problemi. La
strumentazione assolutamente, assolutamente ben leggibile. Quindi ecco, è fatta bene. Ah, forse al ritorno torniamo da dove siamo arrivati più o meno, quindi vedete il pezzo che prima non ho preso perché la GoPro si era spenta. Magari qua si potrebbe usare di superare qualcuno, quindi, ma non lo so, tanto vanno tutti così, quindi è anche inutile mettersi a superare. Tra le altre cose, la moto può utilizzare anche il sistema Hill Start Control, che aiuta la moto nelle ripartenze in salita. Invece un'altra cosa interessante, vedete che poco alla volta mi tornano in mente tutte le caratteristiche, la moto monta un cruise control chiamato Dynamic. Perché? Perché di fatto tiene la velocità anche nelle discese, e quindi diciamo BMW lo va a chiamare cruise control dinamico. Io ovviamente non ho impostato cruise control, non ho impostato l'active cruise control, perché ovviamente non c'è stata necessità. Se fossimo andati in autostrada o magari tangenziale lunga, avrei anche provato, perché mi hanno fatto vedere comunque un po' le funzioni, e forse controllando un attimo prima durante la pausa potevo anche arrivare a cercare di capire come attivarlo. Però ecco, questi sono aspetti che non vi ho mostrato. Devo superare questo perché va un po' piano, un po' troppo per i miei gusti. Stiamo rimanendo indietro e non va bene. Il problema è che qua non si riesce. Dai che ci siamo inventati questo sorpasso, vedete che rimanere in fondo mi è servito, lo immaginavo. Buona la frenata, veramente niente male. Grazie a questo espediente avete visto una velocità leggermente superiore alla media davanti. Sembra quasi assurdo che questa moto permetta questa, tra virgolette, agilità vedendo la moto da ferma, perché dite, questa moto qua è enorme, in realtà, dicevo prima, è agile, è abbastanza agile ovviamente, non è una F900R, ma si comporta bene. Proverei magari a cambiare modalità. E proviamo la modalità eco, quindi, visto che dovrebbe essere una delle novità. Ah, guardate che carina l'animazione, vedete, in base penso il numero di giri sale o scende l'indicatore verde. Frecce da non confondere con i clacson, come mi è successo prima. Anche qua, terreno, strada sconnessa, si comporta bene, è uscito anche il sole, per fortuna. Per fortuna non è venuto a piovere. Cioè, guardate che roba, c'è una scatoletta blu o arancione ogni 500 metri, pazzesco. Computer di bordo con tutte, vedete, le varie informazioni.
volendo si può avere, cioè si può anche sfruttare la connessione col telefono e andare a visualizzare tutto il sistema di mappe, una cosa veramente affascinante. Fatto bene. Mannate, un altro. Incredibile. Poi perché sulle strade ormai si deve andare piano per forza. Ti mettono le scatolette o i tutor ogni chilometro praticamente. Giocando un po' con il cambio perché non ho altro da fare. Potrei cercare come si accende la radio, ma non vorrei fare qualche danno. Da qualche parte ci sarà sicuramente il tasto per la radio, ma non lo vedo. Non lo so, non lo vedo. Non penso che è touch, che se lo premi fatto. Proviamo un po', ma non credo. Ho fatto una cosa forse che è troppo futuristica. Il tasto, lo schermo non sembra essere touch, quindi niente. La radio non lo so come si accende, sicuramente c'è il modo. Magari con i bottoni laterali, boh. Questa moto qua è piena di bottoni, tasti, controlli. Dai, andiamo. Buona la frenata, adesso ho provato un po' a tirare. Frenando forte, comunque la moto non si scompone, non ha neanche mezzo problema. Dai, però superiamo qua, su. Ah, sono rimasto indietro. L'altro gruppo. Questo è il bello e il brutto di fare queste prove in tanti. Se uno rimane indietro, tocca aspettare. Ah, c'è qualche curvetta. Questo è stato il mini tratto più bello fino adesso. Spinge bene, spinge molto bene la moto.
Questo tratto mi è piaciuto invece. Per fortuna ci siamo ripresi sul finale con un tratto un pochettino più veloce, con qualche curvetta. Ci siamo ripresi, risollevati. Non è durato tanto, ma vabbè, meglio che niente. Chissà se becchiamo qualche altra curva, qualche altra strada interessante come quella di prima. Qua è da aprire tutto e spalancare, andare a 220, ma non so se lo faremo. Vedete, dà un buon feeling quando ci sono due curvette, buona la frenata. Se posso cambiare modalità. No. Volevo vedere se potevo cambiare modalità direttamente da... Ah sì, ok, vedete. Da qua ho cambiato, mi sono messo in road. Quindi ho provato anche, sto provando la terza modalità. È già la risposta dei gas più cattiva rispetto alla eco, si sente. Si sente come la moto diventa più impegnativa. Molto molto più cattiva rispetto alla eco. Sì, non si gira.
per assurdo veramente il ritorno è stato molto più bello rispetto all'andata. Avrebbero secondo me dovuto fare questo percorso sia all'andata sia anche al ritorno, era meglio sicuramente che non passare tutto quel pezzo di strada iniziale a 50 all'ora. Direi di finire qua con il video. La moto, ragazzi, mi piace sicuramente, funziona bene, va molto bene tutto, l'elettronica, qualsiasi componente, insomma, funziona a dovere, cambio elettronico niente male, frenate niente male. Una moto veramente molto valida. C'è ancora un pezzo. Questo giro non finisce più. Ho parlato poco in quel tratto perché volevo, insomma, coinvolgervi magari meglio nella prova senza stare a parlare ogni secondo. Prova che dovrebbe avviarsi alla conclusione, è durata parecchio, non so neanche se la GoPro ha retto tutto questo tempo, se sta ancora registrando. Allora, ragazzi, a me la moto, devo dire, è piaciuta. È una moto con il suo prezzo, però ha delle caratteristiche ovviamente molto avanzate, un'elettronica veramente evoluta, sospensioni elettroniche anche lì, cioè è un pacchetto confezionato veramente molto bene da parte di BMW, destinata più che altro a chi vuole una moto da turismo, ma che all'occasione possa essere anche divertente, per esempio, da utilizzare su qualche curva. Non è una super sportiva, non è un hyper naked, però all'occasione permette anche sicuramente di divertirsi. Ottimo il motore, ottima l'elettronica, modulabile, ottimi riding mode, funzionano bene anche l'eco. A me, ragazzi, piace, cioè devo dire, ottimo innesto del cambio. Devo dire che ho apprezzato un po' tutto di questa moto, a parte ogni tanto il cambio elettronico che sobbalza un po', fa sobbalzare un po' la moto, però nulla di grave. Quindi, ragazzi, da questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, spero che lo abbiate apprezzato, anche se non sono andato proprio velocissimo. Spero che abbiate apprezzato comunque il mio mettermi in gioco anche su moto che non sono esattamente attinenti a me, perché sapete che sono più da moto sportive o da naked, però ogni tanto provo anche moto un po' diverse. Ottima anche la comodità e il comfort, buona anche la protezione dell'aria, insomma, ecco, una moto che mi è piaciuta nel complesso, però costosa dalle 20.008 in su. Da questo video è tutto, fate sapere nei commenti cosa ne pensate, metto un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram, il link è nel background ufficiale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!